grazie alla rissa e vedo il prato intorno e le finestre sui fianchi e quel balcone sul universo studenti che prima trascorrete millenni con mio padre e mia madre a guardare tutto e noi stessi ovunque cadesse lo sguardo. Ascolta la musica, sono le mie parole, sono i pensieri che anche adesso che i miei vestiti sono polvere ti potranno sussurrare all'orecchio. Il segreto per coglierne il senso è essere coscienti che anche qui, in questo preciso momento, il nostro ascolto è partecipe dell'universo, al punto da cambiarne la rotta. La musica ormai ti somiglia, caro Peter, suonare d'altronde e farà sempre e comunque l'amore. Ciò che non è detto in forma di Thank you.
oltre agli interpreti del spettacolo di questa sera che mi hanno onorato, li avete visti, li avete sentiti, non dico nulla perché sapete tutto da voi. Ci sono veramente tante persone, tanti amici, tanti colleghi che hanno partecipato sia a questo spettacolo sia al progetto della nostra migliore Margherita, quindi che hanno fatto da modelli. E ovviamente, siccome questo è l'ultimo degli spettacoli di tutta la rassegna del Decento, dice proprio questa sera, nel giorno del suo compleanno, ricapitoliamo un po' e chiamo qui, qui con me anche chi ha partecipato appunto a tutta la rassegna. Prima di tutti direi ovviamente il mio compagno di viaggio, quello che ha secondato tutta la mia pazzia, insieme a me ha condiviso questa follia, ed è Paolo Paghi. Magari la linea l'ho detta, Stefano Mannati.
per Domenico Sommati, Gianluca Scalduolo, Adriano Strangis, Gabriele Timossi, fatti vedere Gabriele, e Fabio Uscita. Accettato di fare questo.